Allora, stavolta il mio secondo episodio in cui parlo di discoteche, voglio parlare delle discoteche marchigiane della mia zona. Ai tempi miei, sempre 25 anni fa, c'erano 25-30 anni fa, c'erano il Flexus, Zen di Porto San Giorgio, poi c'era il Green Deuce di Porto Recanati, il Lola di Numana, Sirolo, non mi ricordo perché si impara in Numana. Il bavolo in cui ho fatto il video di Potenza di Cena, l'Odissea e l'acqua di Marcello giù di lì, più o meno. Poi c'erano Gialù, Corredonia, c'era Lecizia, il Tiburon di Porto Sant'Elpidio, il Sugo, zona Grotta al Mare, che era prima, ancora prima il Ghibli, poi il BB, sempre giù di lì, fatto pure la rima, cioè ai tempi miei c'era tanto divertimento, c'era tanto divertimento. Cioè io di domenica pomeriggio andavo sempre allo Zen, che di venerdì, se non ricordo male, 25 anni fa il venerdì allo Zen era una serata dedicata alle persone più grandi, quello che ho. Per esempio quello dell'età che ho io adesso, sui 30-40 anni. Invece domenica era per i teenager, per le persone, per i ragazzi dei superiori. Sabato era misto. Il Flexus era più per i teenager. Poi c'era il Green, che era un mito. Ah, c'era la Baia Imperiale, che prima era Baia degli Angeli, che era stratosferica. Se posso fare un paragone alle discoteche, alla musica di oggi, quelle di quando ero giovincello io, non c'era paragone. Come ho parlato su quell'altro video dedicato al duplé e all'insonnia, la musica non ha niente a che fare con la musica adesso, con la musica trap, il reggaeton. Prima veramente c'era musica con i contro coglioni. Cioè io non posso andare, anche da piccola, l'ho detto sull'altro video, io andavo in discoteca per ascoltare musica con le palle quadrate. Non andavo in discoteca per sentire il pulcino mio oppure Danza Kuduro, ma dai, mi mette il Pulcino Pio oppure andiamo a comandare con la musica di, che ne so, da Buglio, da Boldi,
ai sensi, parlo di musica DJ commerciali, World Network, Modo, poi che ne so più recenti, DJ Dado, che ha remixato la canzone dei X-Files, oppure Lady Violet, French Affair, ah, poi il Baxter di Montecane Pino, quando c'è stata, dove ho conosciuto 21 anni fa, la cantante Gaia, che siamo andati su e abbiamo conosciuto Gaia. Il Baxter, ma mi è venuto su tutti i ricordi, mamma mia, mamma mia. Mi ricordo andavamo su che eravamo un gruppo, che eravamo due o tre maschi con 7-8 femmine. Andavamo balla su al Baxter. In pratica, una sera siamo andati prima il Baxter, che era 10:30, 11, era presto. Andiamo prima al Baxter, dopo andiamo al Babolù. Perché ai tempi c'era il Babolù. Aveva appena aperto, era. Vabbè, andiamo al Baxter. Andiamo al Baxter. Cioè che vai su verso Civitanova, verso Potenza Bicena, sulla nazionale, vai a sinistra, c'è un imbocco Montecane Pino, poi segui 1,5 km, la strada biforca, vai a destra, poi c'era una discesina, qui c'è una casa abbandonata. In pratica lì, dopo alla fine abbiamo fatto tutta l'estate lì. Mi ricordo che ho conosciuto la cantante Gaia. Dopo, vabbè, ci ho anche conosciuto una ragazza che mi ci sono frequentato per 2 anni. E vabbè, dolce, quindi dolci ricordi. Poi mi ricordo, stavo ballando con una mia amica, che siamo lì a ballare, in modo un po' così affettuoso, non pensate male, affettuoso perché erano tutti abbracciati, io, per me questa era una sorella. In pratica c'era la cubista di Roma, Manuela, che era una bella cubista, alta più o meno come me, però è bella tosta, si vede che faceva palestra, bionda, mi ha preso qua dietro come se fosse un gattino per la collottola, ma mi ha fatto ora tu balla con me, una figura di merda, mi vergognavo come un cagnolino. Mi vergognavo come un cagnolino. Vabbè, io ho iniziato tardi ad andare alla discoteca perché di solito si inizia a 16 anni, io dopo i 20, che prima. Io ho preferito sempre all'inizio i pub perché erano un po' più tranquilli. Dopo, in quell'estate lì, comunque, no, l'estate 99 ho iniziato ad andare a ballare.
discoteche. Quelle lì era l'estate 2000. E cioè, su Baxter bei ricordi, e ha fatto un'estate. Mi ricordo che quell'estate ha fatto un'estate a bomba, era sempre pieno, sempre pieno. Vabbè. Ciao belli. Mamma mia, che ricordi quell'estate. Comunque, chissà che. Dopo, comunque, di quell'estate molte persone non l'ho più riviste, non l'ho più riviste, si saranno sposate un po', che ne so. Quella ragazza che ho conosciuto, anzi che mi ha fatto conoscere, che una mia amica, cioè io ero timidissimo ai tempi, in pratica io volevo conoscere lei lo stesso voleva conoscere me, ma come la vedevo io scappavo perché mi vergognavo come un cagnolino. È venuto lei a conoscermi, io come un colibrì sono fuggito dentro il bagno, che ero timido dopo me è entrato in bagno che c'erano altri maschi, io mi ero rifugiato nel bagno dei maschi, lei è entrata come la SWAT, la squadra di Samba sudamericana, ma oh, mi devi conoscere oppure no? Vabbè, dopo ci siamo conosciuti e vabbè, ci siamo frequentati per 2 anni, dopo so che ci sentiamo, lei è sposata, siamo rimasti molto amici. Molto amici, mi fa piacere che siamo rimasti così in ottimi rapporti. E questa amica mia, ci sentiamo tuttora e ci vediamo, per fortuna abitando la stessa città, ci vediamo, che ne so, ogni mese e mezzo, anche se non usciamo più insieme. Ci sentiamo su WhatsApp. Vabbè, a parte di quella mitica estate, non ho più visto nessuno di quel gruppo, vedo ogni tanto un'altra persona e che non la, ve la vedo, non la vedo, non è che c'è, però non ci salutiamo più. Alla fine chi se ne è? Poi, a parte loro due, queste due persone, la mia ex e questa mia amica, che ci sentiamo periodicamente, non ci sentiamo più nessuno, peccato, però così è la vita, però un bel ricordo. Ciao belli.